La Regione del Veneto, con il progetto di legge di iniziativa appunto regionale con cui chiede l'autonomia differenziata, intende semplicemente fare in modo che un modello organizzativo veneto trovi un riconoscimento a livello nazionale per cercare un giusto soddisfacimento sulla gestione dei servizi e degli investimenti su base regionale in rapporto allo sforzo fiscale contributivo che i propri cittadini e proprie imprese da anni stanno effettuando. Ecco. Allora, tutte le strutture regionali si stanno impegnando ormai da mesi per fornire il giusto supporto, contributo tecnico ai tavoli di lavoro, prima della preintesa e poi domani dell'intesa, per arrivare con dati, informazioni utili e avere quindi cognizione di causa sulle questioni che verranno affrontate materia per materia, funzione per funzione. Ed è importante che questo lavoro venga fatto in squadra fra l'ente e tutte le parti sociali, in modo tale che quindi anche le parti sociali, così come ha voluto il governatore fin dall'inizio, siano attori fondamentali in questa partita, portando il proprio contributo fattivo per ridisegnare quindi un modello di autonomia differenziata qui in Veneto, partendo dal basso, quindi anche dalle esigenze dell'azionariato diffuso che sono le nostre famiglie e le nostre imprese.